se saltasse il patto del Nazareno, credo che dovremmo fare festa in tutta Italia, perché mi sembra che di danni finora ne ha fatti anche troppi. In queste ore si sta discutendo alla Camera, con dei toni anche molto accesi, una riforma del Senato, che è una riforma che trasformerebbe il Senato in un ente inutile, pieno di consiglieri regionali spesso inquisiti, che verrebbero addirittura, godrebbero anche dell'immunità e verrebbero protetti dai cosiddetti compagni di merende. Quindi se litiga una volta per tutte l'allievo e il maestro, io sono contento, come me milioni di italiani. Per una volta non credevo di poter far felice un giornalista del Fatto, ma essendo saltato il patto, evidentemente Sganzi... Per la verità, Sganzi diceva se è saltato. C'è un se gigantesco. Noi l'abbiamo detto... Lei conferma che il patto del Nazareno è saltato? Io confermo che siamo delle persone serie. Oggi siamo un partito totalmente all'opposizione per quanto riguarda le politiche del governo. Insomma, è una notizia, ne prendiamo atto, ma è una notizia sui giornali di stamani, non vorrei dire. Toti, lei sa bene che ogni giorno c'è una notizia che dice il patto del Nazareno è saldo, un'affezione a questo patto del Nazareno di parte, come dire, dell'opinione pubblica qualificata di questo paese, in particolare dei giornalisti, che cercano in qualche modo di tenerlo in vita a tutti i costi. A noi spiace che questo patto sia finito, non voglio festeggiare la fine di un patto in cui noi abbiamo creduto, e io credo che nulla tolga la nobiltà, come dire, dell'impegno che abbiamo messo su riforme Italicum fino ad oggi, perché legati a un presupposto superiore. E Toti fa una narrazione secondo la quale Forza Italia è tutto sereno, abbiamo finito questo patto del Nazareno, ma vivremo felici e contenti. Secondo me è un po' diverso. Intanto l'importanza del patto del Nazareno l'ha ripetuta spesso anche lo stesso Toti. Io ricordo d'estate a un festival a Ponza, quando anche disse adesso. Proprio, appunto l'ha detto anche adesso, c'era... Tu dicesti proprio, lei disse proprio che c'era anche un foglio che attestava... Siamo alcuni... ex colleghi, possiamo esatto, darci anche che c'erano tu, anche alcune cose. Cioè, in queste cose, come abbiamo scritto anche noi nelle settimane scorse nel Fatto Quotidiano, non c'era soltanto l'Italicum come la riforma del Senato, ma c'erano sostanzialmente altre tre cose. Una, non far danno e non far torto a Mediaset. Due, fare una riforma della giustizia che non fosse sgradita, diciamo così, a Silvio Berlusconi. Tre, al Quirinale TTP, cioè tutti tranne Prodi. Tutto va bene, Mediaset cresce durante il patto del Nazareno, vissero felici e contenti, Renzi e Berlusconi, Massimo con Verdini che sta lì a fare da cesello all'uno e l'altro, va tutto bene. Poi cosa succede? Succede che quando Renzi sceglie Mattarella, in realtà andava benissimo anche al centrodestra, perché non è che è stato eletto chissà quale subcomandante Marcos, però Mattarella viene anticipato a livello mediatico da Guerini, su ordine di Renzi, alle 10 di sera del 28 gennaio, in maniera tale che diventa unicamente il nome di Matteo Renzi. E perché? Perché Renzi doveva ricompattare il partito, ma a quel punto Silvio Berlusconi è rimasto col cerino in mano e non ha più potuto godere di quella vittoria. Adesso qual è, secondo me, il problema che ha Silvio Berlusconi, che ha Toti e che hanno i fedelissimi di Berlusconi, e non solo loro? Che Renzi, rispetto a qualche settimana fa, è più forte? Che Renzi sta lavorando per una nuova maggioranza, esattamente come fece Berlusconi nel 2010, quando c'erano tanti piccoli scilipoti che la stampa attaccava, mentre invece adesso bisogna chiamarli responsabili, ma la situazione è la stessa. E che Renzi fa anche delle minacce, perché comincia a dire: io vi ho tolto le tasse a Mediaset con mille proroghe, però se non state dalla mia parte vi aumento di 50 milioni. E gli dice anche: io faccio il falso in bilancio e vi abbasso la soglia di non punibilità, non vi do la salva Silvio. Quindi secondo me in questa fase c'è una sorta di ricatto reciproco, col piccolissimo particolare che Renzi è molto forte, mentre dall'altra parte, mi duole dirtelo caro Toti, voi non avete un grande potere contrattuale adesso, perché siete 15 frazioni, siete totalmente balcanizzati. Da una parte c'è Fitto che ha Capezzone e altri, poi ci sei tu, poi ci sono altri, cioè non è che siete così forti, capito? Per vendere i giornali sia una narrazione affascinante. Nel patto telegrafico, perché devo andare in pubblicità. Nel patto Nazareno c'erano solamente quelle cose che ha detto Scanzi, anzi tranne le televisioni, che non hanno nulla da temere. Il problema del salva Silvio, che non abbiamo mai chiesto e di cui non abbiamo bisogno, e la roba del 3% dell'evasione fiscale, sarebbe stato un bene che Renzi l'avesse approvato per gli italiani, non per Berlusconi. Io fossi Renzi non sarei così sereno. Quanto al potere contrattuale del centrodestra, siamo all'opposizione, quindi evidentemente ammetterai che non è il miglior momento del centrodestra, Toti, almeno questo lo adesso di questo parliamo. Di questo parliamo, Toti, non sono uno squilibrato, il centrodestra ha avuto percentuali del 40% negli anni. Vorrei sapere da Toti se la stella Verdini è definitivamente tramontata in Forza Italia. Caduto il patto del Nazareno, evidentemente anche quel ruolo non esiste più, perché non c'è più, come dire, un'ambasciata, no?
del Partito Democratico da visitare. Possiamo dire, fatelo sapere però anche Verdini, perché dalle interviste continua a parlare come uno che governa il vostro partito, definisce quelli che ce l'hanno con lui, l'albero delle zoccole. Io francamente, come dire, in questo ho una visione molto simile al professor Sgarbi. Io credo che Forza Italia la governi una sola persona, che è Silvio Berlusconi. Io spero. Tutto il resto è francamente... Però Totti, a questo proposito... Di contorno. In Liguria, sì. Francamente, io non le voglio vedere. Fare primarie. Quello che ha fatto in Liguria è difficile. È vero che di primarie nel centrodestra io ne sento parlare da tanto tempo. E non ci sono mai state. Finisce che decidono i cinesi e i rumeni pagati. Esistono primarie anche... Sono tutte così le primarie. Io credo un'altra cosa. Credo che allo stato attuale ancora, se si pesca da Forza Italia, o addirittura quella la frattaglia che è il nuovo centrodestra, l'unico nome forte rimane sicuramente Silvio Berlusconi, perché c'è sempre una cosa da aggiungere quando si parla di Fitto come nel centro-sinistra di Civati. Se i cosiddetti dissidenti se ne vanno, non hanno un potere elettorale particolarmente forte. Quando Berlusconi ha fatto capire a Fitto: se tu te ne vai prendi l'1,5%, ha detto una banalità, non è neanche una minaccia, è un dato di fatto. Io non conosco nessuno in natura che uscirebbe di casa per votare Fitto, Capezzone e Bianconi. Io non li conosco, lo trovo improbabile. È carino però, Sì, è bizzarro, poi da retino lo conosco. Però, secondo me, questo è fondamentale. C'è un'altra cosa però, che Berlusconi oggettivamente è in fase calante, per usare un eufemismo. Perché? Perché Renzi gli sta rubando il proscenio, gli sta rubando anche il corpo elettorale, perché spesso non c'è più differenza tra centro-sinistra e centro-destra. Secondo me siamo anche in una fase di normalizzazione, di... razionalizzazione in maniera tale che sembra addirittura di essere ricaduti un po' nella vecchia Democrazia Cristiana degli anni 60 e 70. C'è persino ancora Albano e Romina al Festival di Sanremo, è tutto tornato normale. Quindi secondo me Renzi fotografa di più questo bisogno di normalità. Berlusconi in qualche modo è come se fosse un po' fuori moda oggi. Mi fermo dicendo solo, non ci giriamo tanto intorno. Secondo me l'unico futuro possibile oggi che al centrodestra si chiama Matteo Salvini, è l'unico spendibile. Quindi è ovvio che Berlusconi va verso Salvini, perché o va da Salvini o non c'è altro. Io credo che e poi dopo vi faccio vedere molto di Pagliaro. Rapidamente, io credo che Matteo Salvini e la Lega siano un pezzo importante della rivincita del centrodestra in questo paese. Non credo che possa essere il baricentro di una coalizione. Però il più forte adesso, come ma sai. Se si ricorda quando andarono al ballottaggio, con i sondaggi ha più voti Chirac la Lega di e voi. Il vecchio Le Pen, alla fine vinse Chirac. Così come oggi dai sondaggi, se la Le Pen, che pure è stata la vincitrice in Francia delle elezioni europee, andasse al ballottaggio con Sarkozy, pure acciaccato da molti guai, vincerebbe Sarkozy. Sai bene che non sempre la Francia e l'Italia sono andate di pari passo da un punto di vista politico. Però realisticamente non potrebbe essere Berlusconi adirato premier. Io credo che Salvini sia una parte di questo mondo, e se si guardano i sondaggi, anche lo strapotere di Renzi, che oggi pure è forte, non è così forte, perché è calato, certo. E siamo a 3 punti di differenza, 4 se il centrodestra riunisse a trovare una sintesi. Compreso Alfano, che Salvini ha detto che mai nella vita ci andrebbe. Sì, li rimettete tutti insieme, incollati dire, proprio. Credo che il presidente Berlusconi e Forza Italia abbiano ragione di qualche risentimento nei confronti di Alfano. Però sono se altrettanto convinto che dobbiamo rimettere insieme i cocci di un centrodestra per tornare a vincere, e a me va bene anche Alfano, certo. Io credo nelle Riscanzi come leader del centrodestra, diciamo di sicuro. Allora, vediamo invece il problema di leadership del centrodestra. Canzi è convinto che quando si dice destra in Italia si dice Salvini, no? Beh, è innegabile che Salvini voglia assurgere al fronte nazionale italiano, versione italiana. Sicuramente si ispira alla Le Pen e sicuramente sta facendo breccia più nella destra che nel centro. Però secondo me ormai ha tracimato, sta prendendo anche molti consensi nel vecchio centrodestra. Io trovo peraltro che nella destra più o meno estrema ci siano le due figure relativamente giovani più preparate. Che non vuol dire che a me piacciono, che io li voterei, ma innegabilmente sono bravi. Da una parte Matteo Salvini, secondo me un'altra molto brava è Giorgia Meloni. Però anche Giorgia Meloni non è sicuramente un leader spendibile in qualche modo. È brava, porta del consenso. Secondo me però c'è un problema. Quello che dice Totti è vero in parte. Cioè Salvini comunque è troppo respingente per l'elettorato moderato. Questo lo posso capire come ragionamento, è vero. Insieme Lega e Fratelli d'Italia oggi diciamo che stanno al 15%. Per vincere con l'Italia bisogna arrivare al 41%. Proprio da quella sedia lì, tra l'altro. Io ricordo bene che proprio da quella sedia lì, 2 mesi fa, Salvini promise a milioni di italiani: io mai e poi mai tornerò nel vecchio centrodestra. Cioè né con Berlusconi né con Alfano. Un mese dopo si è subito rimangiato le parole. Del resto Salvini è uno che neanche ha denunciato per danni Belsito, perché si disgraziatamente Belsito comincia a parlare, qualcosa potrebbe uscire. Secondo me c'è un'altra cosa che sarebbe l'ex tesoriere della Lega. Secondo me c'è una cosa che stiamo sottovalutando. Quando si parla di leader di centrodestra, il problema del centrodestra è che per molti elettori il leader del centrodestra è Renzi.
È un paradosso fino a un certo punto, cioè lui comunque ha già conquistato buona qualche, parte di quell'elettorato. Qualche confusione l'abbiamo creata in questo lungo però anno. Però sai bene che in parte credo è vero. Che, io credo che rapidamente queste cose si rimetteranno a posto. Metterai io devo che chiudere. Vi siete fatti abbindolare e uccellare sulla vicenda Mattarella. Vai verso soltanto. No, adesso non riapriamo il capitolo Mattarella. Io credo che noi siamo stati corretti fino in fondo. Se qualcuno poi nei patti non lo è... Non è mica che sbaglia chi è corretto. Lascio spazio all'arte. Spazio all'arte. Sgarbi, ricordo che tu da domani fino a domenica sarai a Roma al Teatro Vittoria con il tuo spettacolo Le cattive strade. Dedicato a Fabrizio De André e subito dopo sarai a Bologna. Grazie. Dove verrai a vedere la mostra? Dove verrai a vedere la mostra? Linea Michele Santoro.